domanda a cui rispondo è: cosa pensi dei mantra come metodo di riprogrammazione mentale? Allora, cos'è un mantra innanzitutto? Un mantra in genere è un qualcosa che viene ripetuto, 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 ripetuto a un determinato fine che poi ognuno si inventa in base ai propri scopi. Spesso e volentieri, o meglio, c'è stato tanto anche c'è stato un periodo dove andavano, sapete che si va a periodi, sono le mode anche in queste cose. Tempo fa, un po' di tempo fa, molto tempo fa, c'era il periodo delle affermazioni positive. Affermazione, 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 intanto me le affermo in testa finché la testa non ci crede davvero. Poi ci sono state le altre mode, poi è arrivata la legge dell'attrazione, poi è arrivato tutto ciò che era quantico, adesso è il periodo delle canalizzazioni, adesso canalizziamo tutti e via. Adesso ci sono gli angeli, insomma tutto un sacco di cose del genere. Comunque, i mantra come riprogrammazione mentale, la ripetizione di determinate cose come riprogrammazione mentale. Ti rispondo in questa maniera. Ipotizza di essere grasso, 150 kg, e devi in qualche modo riprogrammare la tua mente per farti finalmente dimagrire. Sei una persona che non solo pesi 150 kg, ma anche se non mangi niente, respiri ingrassi. Per cui dici, cavolo, non è possibile, ci deve essere un motivo per cui io ingrasso. E io voglio dimagrire, voglio con tutto il mio cuore dimagrire, con tutta la mia parte cosciente voglio dimagrire, ma non ci riesco. Allora ti metti lì, di fronte allo specchio, e cominci. Ti svegli il primo giorno, hai fatto un corso di mantra, svegli il primo giorno e cominci davanti allo specchio e dici: io sono magro, 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 così per mezz'ora al giorno. Ti pesi 150 kg, primo giorno ci sta. Secondo giorno ti rimetti lì davanti, fai un'ora: io sono magro, 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 non faccio per tutta un'ora. Comunque ti pesi dopo il secondo giorno 151, non si sa perché, però sei aumentato. E vai avanti così per un mese, due, tre. Sai che succederà alla fine? Che dopo un po' di tempo continuerai ad andare davanti allo specchio e ti dirà che ricominci: sono magro, sono magro, sono magro, sono magro, finché lo specchio, a un certo punto, la tua immagine nello specchio si fermerà e ti dirà: guarda, tu non sei magro, hai due problemi. Tu sei cieco e sei grasso. È inutile che continui a dire: sono magro, sei magro, sei magro. Te vedi che pesi 150 kg, non sei dimagrito, né tantomeno dimagrirai continuando a ripeterti. Quindi le affermazioni positive o i mantra possono essere utili per le piccole cose, ma difficilmente andranno a sostituire un qualcosa generato da un trauma. Esempio. Vediamo un po'. Bimba piccola che viene abusata dallo zio, bimba piccola viene abusata dallo zio perché è molto bella, magra, bellina, carina, eccetera. 4 anni, non dice niente oppure dice qualcosa, ma i genitori non ci credono. 8 anni, cresce ancora più carina e viene abusata dal nonno. 10 anni, ancora più carina, viene abusata dagli amici di scuola. 12 anni, sempre più carina, viene abusata da qualcun altro. Che cosa fa la bimba all'interno della sua mente che non ha modo di proteggersi, perché i genitori non la proteggono, non ci credono, magari la prendono per matta e gli danno i psicofarmaci. Allora l'inconscio, che deve in qualche modo trovare una soluzione, comprende che sono carina, mi violentano. Allora sai che ti dico? Divento 150 kg e tra me e voi metto degli strati di grasso così. Questo accade a livello inconscio. La bimba cresce, si dimentica di questo, o meglio non sa che è ingrassata a causa di questo, ma guarda caso da allora non l'ha più violentata nessuno. Quindi questo processo inconscio, ricordiamoci che ogni processo
che si crea nella nostra mente ha sempre un beneficio secondario. Quello che noi chiamiamo problema per la nostra mente è una soluzione. Io qui sopra farò una testa così, da qui in poi. Quello che voi chiamate problema è una soluzione. Una malattia in realtà non è un problema, è una soluzione. Ciò che bisogna cercare è la domanda alla quale quella malattia diventa la soluzione. Se ci si è ingrassati, si è diventati 150 kg, non dobbiamo chiederci dove sta il problema, ma dobbiamo chiederci a che cosa quei 150 kg sono la soluzione. Perché nel momento in cui scopriamo a cosa hanno risolto, quindi cosa quello che noi reputiamo problema ha risolto, allora possiamo andare a lavorare sulla reale fonte. E ti posso garantire che se quella bimba che pesa 150 kg continua a ripetersi io sono magra, sono magra, sono magra, finché non si risolve all'interno di sé tutti quei traumi dovuti dalle violenze, potrà ripetersi qualunque mantra del mondo, continuerà ad ingrassare. Perché? Perché il grasso è la soluzione, non è il problema. Capiamoci. Questo è fondamentale, vale per qualunque cosa, non solo per i mantra, attenzione. Questo vale anche per le cose energetiche, per qualunque roba. Cioè, noi non possiamo andare a smontare quello che noi reputiamo un problema erroneamente, perché non è un problema, ma è una soluzione. Comprendete bene questo, perché nel momento in cui comprendete questo principio, il vostro modo di vedere le cose cambia completamente. Invece di cercare l'errore, cercherete la perfezione. Invece di cercare il problema, cercherete la soluzione. Questo vale per tutto. Il fallimento, oddio il fallimento, dovreste chiedervi, è la soluzione per cosa? L'incidente è la soluzione per cosa? Allora nel momento in cui comprendete, ricordiamoci quello che vi ho detto prima, la nostra mente, la nostra parte più profonda, quando noi non capiamo ci dà gli schiaffi, i calci, e questi possono essere dei calci. Quindi sono soluzioni, se non lo facciamo noi, lo fa qualcun altro, devo cambiare lavoro? Non ci riesco, non ce la faccio, non so cosa dire ai parenti, non so cosa dire alla banca per il mutuo, so che devo cambiarlo ma non ce la faccio, cosa faccio? Faccio il manovale? Bene, che succede? Mi spezza le gambe, mi spezza le braccia. Io lavoro con le mani e adesso non posso lavorare più. E non solo mi spezza le braccia, ma me le spezza con delle complicazioni che per i prossimi 10 mesi non le posso usare. E ha risolto il problema. Quindi lo spezzamento delle braccia non è un problema, ma è stata una soluzione al fatto che tu non riuscivi a cambiare lavoro. E ci ha pensato lui, la tua parte più profonda. È così che comunica con te la parte più profonda. Se non lo ascolti, si fa ascoltare in qualche altra maniera. Quindi, invece di cercare il problema, chiedetevi sempre, questo che mi è accaduto è la soluzione a cosa? E allora quando vi farete questa domanda, che è una domanda cardine, tutto diventerà molto più semplice, perché andrete a cercare qualcosa di molto più produttivo e funzionale dal quello che potreste andare a cercare facendovi una domanda inutile. Perché tutti a me? Cosa devo fare? Che cosa è successo? E tutte quelle menate lì. Cercate la soluzione, o meglio, cercate la fonte di quella soluzione e troverete la fonte di quello che voi reputate un problema, ma che per la vostra mente è una soluzione.